Buongiornissimo e benvenuti in un nuovo Vlogmas. Come vi ho fatto vedere, qui siamo in perfettissimo mood natalizio. Guardate, c'è Babbo Natale, c'è la renna, c'è il mega albero di Natale con tutte le lucine intorno, in più questo fascio di luci centrali bellissimo. Poi vabbè, questo albero è molto molto più alto di me. Comunque mi mette proprio in mood natalizio, mi rende veramente contenta. Anche se in questa giornata non c'è molto da essere contenti. Infatti stamattina mi sono preparata, vestita, truccata, eccetera, ma in realtà devo rimanere a casa. Come saprete, ve l'avevo già detto negli scorsi video, devo dare un esame in preappello, quindi a dicembre, fondamentalmente qualche giorno prima di Natale. Che bello. E appunto il tempo stringe, oggi è 6 dicembre, quindi devo assolutamente mettermi sotto con lo studio. Possiamo dire che a grandi linee io le cose le ho lette, le ho capite tutte, anche perché ho seguito le lezioni, eccetera, eccetera, però di studio concreto avrò fatto la metà delle pagine, quindi veramente oggi devo dare una botta incredibile. Sono le 9 di mattina, vorrei andare avanti a studiare fino all'ora di pranzo. Una cosa che faccio di solito per motivarmi nello studio è quella di cambiare posto, cioè nel senso, magari mi metto a studiare su un tavolo, dopodiché passo a studiare sul divano, poi passo all'altra scrivania, poi passo in cucina, insomma, mi piace un po' spaziare. Basta, non mi perdo in chiacchiere e iniziamo. Poi qui in camera ho il computer, ma in realtà questo qui non mi serve, quindi lo lascio a caricare e mi prendo soltanto i miei appunti che ho integrato con, vabbè, le lezioni, eccetera, eccetera. Tra l'altro guardate che carino questo portafogli, portadocumenti, rosa, super bello. Una matita, ma in realtà non mi servirebbe neanche, la prendo giusto così perché ogni tanto mi piace sottolineare qualcosa. Ho pensato che magari inizio a studiare qui, che c'è anche il cuscino con l'alberello di Natale. Iniziamo a studiare. Devo dire che studiare con questa visuale non è niente male. Sono stanca, però continuiamo. Allora, sono le 11:30 quasi. Io ho studiato per un paio d'ore, ho fatto una bella pausa di mezz'ora, sono sincera perché ero proprio cotta. Non ho fatto niente di che, ho bevuto acqua perché sono nella fase di studio a voce alta, quindi parlo un sacco, ogni tanto devo bere. Volevo farvi vedere le unghiette nuove che ho fatto nel frattempo. Mostro con l'albero di Natale come sfondo e come sempre io le faccio super corte perché poi durante il mese mi crescono e mi danno fastidio quando sono lunghe e ho scelto questo nude glitterato. Non volevo fare il solito rosso per Natale perché sinceramente mi aveva stufato, quindi sì. È un po' festivo perché comunque ci sono i glitter, ma allo stesso tempo super delicato e quasi invisibile, diciamo. Allora, sono arrivata ad una specie di checkpoint che mi ero prefissata di pagine, quindi adesso faccio pausa merenda perché sono quasi le 12 e ho un po' fame, però è ancora presto per pranzare, quindi faccio un break. Mangio questo yogurt agli agrumi, frutta frullata con latte delle Alpi. Sono ormai le 5 di pomeriggio, quindi ho pranzato e poi sono andata un po' in giro a fare delle cose e adesso sono venuta in ufficio e vi faccio vedere una cosa. Abbiamo fatto qui in ufficio la riunione per la vacanza studio che stiamo organizzando a Dubai. A proposito, se vi interessa, scrivetemi su Instagram così vi do tutte le info. E avevo preso i biscottini al burro, quindi adesso ne mangiamo uno. Io questi li adoro. Che buoni! Uscita adesso dall'ufficio, mi vado ad allenare.
Eccomi, sono nello scantinato praticamente, perché il mio ragazzo a casa ha la fortuna di avere alcuni attrezzi per fare palestra, tipo il tapis roulant, la cyclette, cose strane. Quindi ho detto, visto che ho studiato tutto il giorno, non mi sono mossa per niente, almeno faccio, che ne so, 20 minuti di tapis roulant e mi riprendo un po'. Dall'altro ho un outfit molto molto discutibile, questa è una felpa del mio ragazzo, la maglietta boh, pantaloncini non lo so, cioè tutte cose che non sono mie. Ovviamente la cosa che mi fa rilassare un sacco, vabbè adesso ho appena iniziato quindi sto andando pianissimo. È che mi metto le mie cuffiette e mi guardo tipo qualcosa su YouTube e poi nel frattempo aumento un po' la velocità. Buongiornissimo, io sto andando al lavoro. E oggi ho messo il cappotto perché è abbastanza freddo e questo qui è super caldo. E continuo così questo vlogmas visto che ieri alla fine è durato poco. Io sono in ufficio e sono arrivata da poco in realtà. Oggi facciamo anche l'albero di Natale, quindi super contenta. E adesso mi metto un po' al lavoro. Montato il presepe che è stato tutto realizzato a mano dalla zia del mio ragazzo. Guardate che carino, ovviamente mancano ancora i personaggi. Guardate i dettagli con i trulli. Che bello! Ritornata a casa, ovviamente si riprende a studiare. Sono anche preparata una tisana calda dell'Angelica, questa qui si chiama ventre piatto se non ricordo, vabbè, cavolate, mi piace il gusto quindi la bevo e continuo a studiare. Mi qui, scusate se ho dimenticato di chiudere il vlog, adesso sono qui al montaggio, quindi vi parlo dal futuro. E nulla, vi saluto, mi raccomando iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video e se vi va lasciate un like a questo video. Ciao!